Brevissimo video, pochi minuti. Se acquistate la lattuga, questa la stavo mettendo giù come ogni anno. Questa l'ho acquistata, la mia ancora non è pronta. Lattuga romana bionda, ma vale un po' per tutte le lattughe. Sopra c'è scritto di non trapiantare i cubetti troppo in profondità. Gli anni scorsi c'era scritto di lasciare un terzo fuori. Ora, l'errore più comune che si fa è quello di fare una buca e chiuderla fino a qui. In questo modo la piantina 9 su 10 non ce la fa a venire fuori, bisogna lasciarla fuori così. Sembra strano, ma veramente se si lascia fuori un buon terzo del cubetto, del panetto di terra, questa ha modo di crescere e di avviarsi. Vi faccio vedere. Io uso questo piantatoio qui, il terreno non l'ho forato prima, semplicemente faccio un foro molto 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 largo, lo allargo così, ecco, non so se lo vedete, mi avvicino per farvelo vedere, è largo circa 5 centimetri. Una volta che ho fatto quello, adagio in questo cono che ho fatto, che alla fine è un cono, il panetto di terra e naturalmente mi rimane fuori un terzo. Basta, non devo fare altro. Meno si tocca, meglio è. E sono piantine molto delicate. Vicino c'è la manichetta dell'acqua. La prima irrigazione la faccio a mano, non metto concime e poi bisogna irrigare soprattutto il mattino. C'è scritto anche sulla confezione. Se fa veramente tanto caldo, anche 2 volte al giorno. E ad agosto il consiglio che posso dare è di cercare di trovare una zona d'ombra, di coprirle, perché soffrono moltissimo il sole, si ammosciano. Era soltanto così, giusto per dirvi per le insalate, perché è facile sbagliare. All'inizio io le ho fatte morire parecchie, poi ho capito, ho seguito le istruzioni, però magari uno poi non ci pensa e non lo fa. Bene, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, grazie per aver visto questo mini video, ci vediamo giovedì prossimo.